Ben ritrovati a TG Canavese in 2 minuti, le notizie di oggi mercoledì 8 giugno. Rivarò la Canavese. Una colonna di fumo nero si è sollevata ieri sera poco prima delle 21 in frazione Gave. La causa? Le fiamme che hanno avvolto una montagna di rifiuti. L'allarme è arrivato al 112 e sul posto sono subito accorsi, oltre ai carabinieri della sezione di Rivarolo, anche i vigili del fuoco di Rivarolo Ivrea e l'NVCR. Difficile da raggiungere perché situato in una rura e in mezzi boschi, a circa 1 chilometro oltre la pista da motocross, i vigili del fuoco hanno spento l'incendio con la massima precauzione, perché tra i rifiuti stavano bruciando dei fusti a contenuto sconosciuto. Rivarolo Canavese, nei giorni scorsi sono state montate delle nuove strutture adiacenti ai già presenti passaggi pedonali, con segnaletica che avvisa gli automobilisti di un imminente attraversamento pedonale e allo stesso tempo illumina nelle ore notturne il tratto di strada per poter rendere più sicuro attraversarle. I 3 punti strategici in cui sono stati montati gli impianti di illuminazione sono in Corso Indipendenza, via Fabria e in Corso Torino all'altezza della stazione. Vidracco, nei giorni scorsi è avvenuta la semina sperimentale della canapa sui terreni comunali, varietà Futuro 75, una cultivar selezionata per gli usi di legge quindi a bassissimo contenuto THC. Si tratta di un progetto che ha finalità didattiche e si prefigge di riprodurre la filiera tradizionale della lavorazione della canapa in canavese. Rivarolo Canavese, la piazza di Frazione Obiano, domenica 12 giugno alle 11, verrà intitolata al geometra Vittorio Della Pecca, un modo per ricordare l'ex assessore della città, scomparso 30 anni fa, che si è dedicato per molti anni alla vita politica cittadina, dedicando tempo, risorse, intelligenza e amore alla sua città e ai suoi abitanti. Ingria. Samuele Favaglioni, 18 anni, vincitore della principale categoria con più iscritti, denominata Drift Trike, e Fulvio Pirali, 65 anni, dominatore per quanto riguarda i trike gommati Speed Down. Sono stati anche gli estremi delle tanagrafiche dei coraggiosi iscritti all'Ingre Drift 2016, tenutesi la scorsa domenica nel piccolo capoluogo della Valle Soana. Andrea Cuminato e Davide Cattarello del team di Canischio si sono invece riaffermati come vincitori nella categoria Revival dei carretti e cuscinetti. Sonia Combe e Marco Marchisone primi nella categoria carretti folk e infine Marco Quassin che ha primeggiato per i carretti gommati, pilota che ha visto segnare anche la miglior performance di discesa in termini di tempistica assoluta. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di serata.